Grazie Presidente. Rimango colpito dal costo del collega Di Battista, ha fatto notare dei 2 milioni e 600 mila euro al giorno della Camera e quindi 13 milioni per questa proposta di legge sulle intercettazioni. Rimango colpito anche dal fatto che io vorrei essere intercettato invece, sempre, ogni giorno, quando parlo con i cittadini di Dolo, di Pianiga, di Mira, queste persone che sono colpite da un tornado e che sono dimenticate. Io vorrei essere intercettato ogni qualvolta un coltivatore, un agricoltore di una piccola azienda soffre perché il costo del latte è così basso, perché il Made in Italy viene derubato delle sue qualità e ogni persona non riesce a poter pagare i costi della propria attività. Io vorrei essere intercettato ogni qualvolta un imprenditore mi chiama per dirmi che non ce la fa più e che le banche gli hanno tolto il credito. Io vorrei essere intercettato ogni volta che una persona, un cittadino del nostro paese, subisce le conseguenze della povertà. Io vi prego di intercettarmi ogni santo giorno. Grazie. Grazie, onorevole Vinca.